5%, e questo significa che, come anticipava anche prima il Presidente Bonaccini, verso la fine del 2022 o nei primi mesi del 2023 dovremmo recuperare completamente quanto abbiamo perso, dovremmo riuscire a tornare ai livelli pre-pandemia. È una crisi che ha colpito soprattutto il settore dell'industria, che ha perso più dell'11%, penalizzato anche il settore dei servizi, un po' meglio il settore delle costruzioni, che soprattutto dovrebbe crescere in maniera abbastanza sostenuta nel 2021, tanto da recuperare completamente quanto perso, e questo ovviamente anche per l'effetto del bonus edilizia. Guardando i dati invece un po' più in dettaglio per quello che riguarda i settori, abbiamo chiaramente, come sappiamo, in forte difficoltà il settore dell'alloggio e della ristorazione. Per molte imprese vuol dire una perdita di fatturato superiore al 35-40%. In forte difficoltà la filiera della moda, dalla parte manifatturiera fino ad arrivare agli esercizi commerciali e ai negozi di abbigliamento. Tiene invece buona parte del comparto agroalimentare, in particolare per quello che riguarda le vendite, tiene la grande distribuzione, soprattutto quelle localizzate nei centri urbani, e tiene, come sappiamo, la filiera sanitaria. Però se andiamo a vedere all'interno dei singoli settori, che chiaramente contano, vediamo anche che però la differenza non è tanto, non solo nell'appartenenza settoriale, ma anche quello che si fa, cioè come ci si comporta. Continua a essere un fattore molto importante il commercio con l'estero, quindi esportare, soprattutto questo chiaramente nel manifatturiero. La dimensione aziendale conta, ma conta di più quella strategica, cioè la capacità di stare in relazione con le altre imprese, stare in relazione con gli altri. Ecco, Guido, la fermo un attimo. Prego, la fermo un attimo, perché volevo sentire su queste prime sue valutazioni un parere anche di Cristina Balbo, che è arrivata alla guida a Bologna, alla guida di Intesa San Paolo, nel momento peggiore, all'inizio della pandemia, credo, cioè all'inizio del 2020, ha preso in mano questa regione. Ecco, qual è la sua impressione? I dati, diciamo, macro, Guido li ha tratteggiati. Dal punto di vista della banca, che cosa vede nel segmento delle imprese e qual è una sua prima impressione? Beh, buongiorno a tutti innanzitutto. Condivido naturalmente la lettura del dottor Caselli. L'anno è stato veramente bruttissimo, però l'Emilia Romagna ha reagito sicuramente meglio di tante altre regioni, una delle regioni che si è veramente dimostrata più resiliente, e questo per la presenza dei settori che appunto anche il collega ha già evidenziato, e che sono stati settori che hanno veramente reagito bene. Poi sicuramente la crisi pandemica ha colpito tutti, e quindi il 2020 è stato un anno veramente difficile, e il compito della banca e del sistema è stato sicuramente in quella fase prima di tutto dare continuità e mettere liquidità e mettere le imprese nelle condizioni di superare quel momento. Però ecco, ripeto, ci sono stati settori che sono importanti per l'Emilia Romagna, come la farmaceutica, gli alimentari, anche lo stesso turismo dell'Emilia Romagna ha reagito meglio che in altre regioni, piuttosto che alcuni altri, immobili imbottito, che hanno addirittura visto dei segni positivi nell'export soprattutto. E quindi insomma una regione che anche in questo momento così difficile ha dimostrato da un lato resilienza, e dall'altro abbiamo visto anche che ogni momento in cui la crisi ha un po' allentato, più che la crisi, in cui l'incertezza è un pochino scesa, ad esempio nella fine estate, autunno scorso, c'è una fortissima capacità di reazione e di rimbalzo. Ecco, questo devo dire che è una caratteristica spiccata di questo territorio, che anche a noi fa pensare che, e già lo stiamo vedendo, che nella seconda parte di quest'anno già si torneranno a vedere dei segni positivi. E su questo ritorneremo subito dopo.